Dai, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Facciamo vedere dove siamo? Siamo a Plymouth. Dove sono arrivati, dove è arrivata la Mayflower col padre Pellegrini. E stiamo facendo colazione sul mare. Il nostro motel stasera è proprio al mare. Che ci siamo fatti? Waffle? Sì, waffle come sempre. Come sempre. Yes. Dove siamo? Dove siamo? Non lo so io dove siamo. Innanzitutto di che abbiamo abortito i padri Pellegrini. Sì, non so se ve l'avevano detto, dovevamo andare a vedere la piantagione dei padri Pellegrini, ma non ci siamo più andati. Costava troppo e volevamo fare altre cose alla fine. E non c'era la Mayflower. E non c'era la riproduzione della Mayflower. Una vergogna. Quindi siamo venuti a Wilfeet, una cosa del genere. Comunque siamo a Cape Cod, la penisola. Guardate che bella casa. Sì, adesso l'obiettivo è avvicinarsi verso la mer. Qui c'è una palude. Quello che è. E mangiare qualcosa, no? Che bello, si vedono delle case laggiù. Olè! Abbiamo trovato la palude. Guardate che bello. C'è questo ponte che fa tutto il giro sopra la palude. Chiamato Tim. Tim's Bridge. Adesso non so dove stiamo andando, però intanto lo facciamo. Che belle che sono le case qua intorno. Dicono che questo paesino sembra uscito dagli anni 50, effettivamente è vero. Ed è tra l'altro pieno di art galleries. O un'altra laggiù. Dappertutto, tutti artisti qua. Eccoci, siamo sempre a Cape Cod. Oggi su mi parte il rap. Nella sabbia, proprio stack. Io cosa ho da mangiare di buono? I mac and cheese, buoni! E ricordiamo che se avete il colesterolo basso è proprio... La cura. Mm-hmm. Così ve lo alza bene. Cheddar cheese. Buono? Mm-hmm. Io c'ho il panino. Il chicken wrap, qui però spettacolo. Molto bello. Baciati molto, dal sole. Si sta molto bene con questa riettina. Per essere a settembre. E ci vediamo. Eccoci, siamo sempre nel paesino di prima. Siamo venuti in centro. Luca si è preso un caffè. Guardate che bellino che è. C'ha veramente tutte queste casette tipiche. Attraversiamo, vi faccio vedere. Mi ha lasciato la macchina qua, proprio sulla strada. Con tutti questi negozietti di souvenir. Che si beve un meritato caffè. Eccolo. Piazza città? Sì, è bellissima. Guardate questa. Sembra una chiesetta. Non so di cosa sia. Se ci mettete un pezzo... Sì? Se ci mettete un pezzo di acciaio, evitate il disturbo di andare in fondaria, si scioglie già su. Perché è bollente. Scotta un botto. Okay. Mi sto scottando con di buono il proprio caldo. Guardate che bello, stupendo qua. Guardate che giornata! Allora, dove stiamo? Questo è Providence Town, giusto? Providence Town. Providence Town. Cittadina di provincia. Il punto più est di questa Cape Cod, questa penisola che è da est. Ed è l'originario punto di approdo dei padri Pellegrini che partivano da Plymouth in Inghilterra. Esatto, la Mayflower non è arrivata a Plymouth, in realtà è arrivata qui e abbiamo trovato una torre. In loro onore c'è questa torre che è stata fatta 100 anni fa, nel 1902. E adesso stiamo per salire, per vedere il mare e la penisola. Esatto. Eccoci ragazzi, siamo in cima, guardate che bello, stupendo. Questa è la torre. Non è stato difficile, è stata una passeggiata stavolta dopo l'obelisco che avevamo fatto, e la vista è stupenda, è spettacolare, con tutta la penisola. Di che quello che abbiamo scoperto è che la fotocopia È stata fatta di Siena, copiando la torre del Mangia, come si chiama? Sì, del Mangia a Siena. A Siena, copioni. Guardate anche l'altro lato, tutto il mare con le barche, bellissimo. Guardate qua. Eccoci qua ragazzi, siamo in centro a Provincetown. Luca sta guardando il menù di questo posto che fa le lobster. Ho perso gli occhi solo a guardare. Ha perso gli occhi.
Bello, guardate, è molto pittoresco. Ci sono tutti questi cavi, guardate qua, che sono una cosa che si vede sempre in queste cittadine americane. Un groviglio di cavi incredibile. Chissà perché. È tutto molto turistico. Davvero bello. Ecco quello che intendevo con i negozietti carini. Guardate che bello. E groviglio di cavi. Sempre uguale. E Luca che va e non mi aspetta, gli ho detto faccio due foto e lui non mi aspetta mica. Siamo venuti sulla spiaggia, ci sono tutte queste case, questi edifici sulla spiaggia, stupendi, fino in fondo, guardate che bello, fino in fondo alla penisola. E qua invece c'è il molo, e c'è una luce stupenda perché è il tramonto. Qui c'è Luca, arrivo! Stiamo facendo il porticciuolo, eccolo qua, con questa luce stupendo. E poi ci sono tutte le case che vi dicevamo prima, tutte le case bellissime sulla riva, con le barchine, una cartolina. E alla fine di questa lunga... visto che siamo stati leggeri con i salatini di riso a pranzo. Esatto, siamo venuti a mangiare in una specie di pub, è molto molto rustico, molto buono. E questo è un piatto di pesce che abbiamo ordinato. Ma di lì dove siamo? Siamo a? Siamo a Sandwich, che è una cittadina, prima proprio all'inizio di questa penisola, proprio immersa in mezzo nei boschi, una roba... Io mangio. Che sapete, quei boschi viene buio prima, tutto buio, no, bello. Bellissimo. Come se nulla fosse, dopo un po' di giri e peripezie e supermercati, abbiamo fatto un giro in un centro commerciale, eccetera, eccetera, siamo arrivati alla Brown University, che viene citata spesso in tutti i telefilm. Ci andavano quelli, Gossip Girl, sì, viene citata. Guardate bellina che è, molto più bella di Harvard, molto più tranquilla. C'è meno gente in giro. C'è una bandiera italiana, visto? Non è italiana, c'è un simbolo in mezzo. Guardate. È messicana. Qua sì, si sente proprio l'aria dell'università, non pieno di turisti da tutte le parti. Tutti che studiano, si rilassano sul prato. Perde il concetto fondamentale. Esatto. Ecco, io e Luca abbiamo deciso, se dovessimo venire all'università in America, verremo alla Brown. Questo è l'altro cortile. Bello, guardate che roba, con tutti questi edifici un po' più classici rispetto, ricordano un po' quelli inglesi, ecco perché mi piace. Bellissimo. Buongiorno ragazzi, siamo a Salem, sì, proprio la Salem famosa per la caccia alle streghe, e stiamo facendo un tour non guidato, abbiamo improvvisato. Vi faccio vedere un po' intorno. Guardate questa casa, non è difficile immaginare qua delle streghe. Tutto il paese è pieno di questi negozi di stregoneria, wicca, pozioni, pietre, cristalli. Ci marciano proprio su sta cosa. Guardate che carino, questo è sempre sale. Stiamo facendo il giro. Come per Boston abbiamo questa fantastica linea rossa da seguire. Poi abbiamo trovato un audioguida, quindi stiamo facendo un po' i turisti. Però adesso ci rimettiamo in marcia perché abbiamo tante ore di macchina da fare oggi. Oggi andiamo in Maine e passiamo anche per il New Hampshire. E questo vuol dire che facciamo altri due stati, aggiungiamo altri due stati alla nostra lista di stati americani. E per un totale di 15, giusto? 15, sì. Poi ce ne mancherà ancora uno, che è il Vermont, per questo viaggio, e poi ovviamente vedremo meglio il Maine e il New Hampshire. Ah, cosa ne pensi di Salem? Cosa ne penso di Salem? No, è pittoresca, è carina, si sente proprio questa atmosfera stregata, ci sono questi negozietti, come vi dicevo, che vendono tutte queste cose un po' bizzarre che non venderebbero in nessun'altra parte del mondo. Poi è organizzata bene, sì, ci sono tanti musei, tanti visitor center. Però è molto turistica, insomma. Una strega? Tu o il popazzo? Dai, Semo! Tu cosa ne pensi, invece? Beh, è come il lago di Loch Ness, molto ben commercializzato. Ma no, ovviamente. Qua sono morte davvero delle persone. Ah, beh. Comunque no, trovo anche abbastanza ridicolo giudicare la gente del 1600 dal nostro punto di vista. Cioè,
chi siamo noi per giudicare la gente, esatto, che viveva all'epoca. Ammazziamo le streghe. No, non ho detto questo, però è anche scemo dire che sono stati dei bastardi. No, la gente dell'epoca aveva le loro convinzioni. Non andavano di sicuro a scuola col computer. No. E con Wikipedia. No, detto ciò. Detto ciò, con ciò. Salem, carina. Era anche un ottimo. È anche bellino porto. Perché è sul mare, poi guardate. Qua mi sa che è anche l'università. Proprio lui. Sai. Guardate, cioè, siamo proprio sul mare. Buon pomeriggio. Abbiamo salutato le streghe. Esatto, abbiamo lasciato Salem come da programma. E dove siamo? Dove siamo? Siamo sbucati in New Hampshire. Guardate che bello, è molto pittoresco qua. È un villaggio. Che bello, gli alberi autunnali. È un villaggio che sembra uscito dagli anni 50. Anche i cartelli sono tutti molto vintage, i negozi. Stiamo attraversando tutti questi villaggi perché abbiamo deciso di non fare l'autostrada. Non solo per risparmiare quei 4 o 5 dollari, ma anche per vedere. Un road trip, ti arrivi da road trip. Essendo un road trip, vogliamo anche goderci un po' di villaggetti, un po' di cose tipiche, vedere un po'. Tanto oggi dobbiamo solo arrivare lì. Stiamo andando verso nord. Siamo nel New Hampshire, abbiamo lasciato il Massachusetts. Siamo nel New Hampshire e poi dopo finiremo a dormire nel Maine. Perché facciamo il viaggio più lungo del viaggio. Hai capito? Il sì, è la tappa più lunga. Abbiamo tipo 5 ore e qualcosa di guida, quasi 6 ore di guida oggi, ma non ci spaventano. Guardate che giornata anche oggi abbiamo beccato. Stupendo. E lì c'è il mio burrito, proprio sul cruscotto. E alla faccia delle norme di igiene e sicurezza si sta scaldando al sole. Che no, ovviamente vi ricordate tutti Aldo, John e Giacomo in Chiedimi se sono felice, no? Che cosa? La scena che, che se ha 10 minuti me lo può scaldare? Certo! Bam! Se ha una ventina di minuti. Ma che bella sta chiesettina. Che film è? Ma per adesso sembrano tutte una sorta di Massachusetts più pulito, più tenute bene. Più carino, sì. Più ovattato. Comunque adesso mi mangio il burrito. È andata, è ufficiale? Sì, me lo mangio. Siamo in Maine. Eccoci, sono nel frattempo le 5.35, lì c'è un lago meraviglioso. Olè. Guardate che bello, bellissimo, con tutte le case intorno. Ma della tutta che siamo da ben 4 ore in marsh. Stupendo comunque, guardate che roba. Ancora non ci sono proprio i colori autunnali, però noi dobbiamo ancora stare qua qualche giorno, andare un po' di andare nell'entroterra. Verso l'entroterra che dovrebbe essere meglio. E niente, questo è il Maine, ragazzi, la patria delle aragoste. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, che nel frattempo mi è venuta voglia di trasferirmi qua. Dovete sapere che Luca ogni volta che va in vacanza da qualche parte poi ci si vuole trasferire. Diciamo che la natura qua è veramente una roba spaventosa, spaventosa, bellissima, bellissima. Sì, stavo cercando di convincere qui la signora qua di fianco a trasferirsi, ma... No. Coccio. Io l'Inghilterra non la lascio, guardate le case, guardate che belle. Mi ha fatto George Washington. Stupendo. Abbiamo fatto questa strada all'interno invece che fare l'autostrada e stiamo passando dei paesaggi stupendi, tutta l'area è bellissima. Quindi consigliato, non prendete l'autostrada, ma... Sì, che alla fine costava poi 3-4 dollari, $1 l'ultima questa tratta. Questa che avevo evitato costava $1. Sì, però comunque no, ci stiamo divertendo troppo, poi ci fermiamo negli autogrill ogni tanto, che poi non sono autogrill, sono tipo distributori di benzina, ci fermiamo a prendere il caffè da sport. Sono più forniti di un autogrill, no, più forniti no, però ci sono tutti i servizi. Però c'è tutto, si va in bagno, si prende il caffè da sport, via, c'è si riparte. C'è tabacco da masticare, che dove vai? Sì. E mancano ancora, allora il navigatore dice 2 ore 49, ma noi stiamo seguendo il telefono e dice 2 ore 10. No, veramente, peccato che siamo venuti così presto perché... Sì, sarebbe stato da venire a ottobre vedere il foliage. Bastava solamente una settimana, 10 giorni dopo che siamo arrivati. Però stiamo trovando un tempo fantastico, temperature eccezionali, sì. Si sta benissimo. Olè, stiamo attraversando praticamente un'area desolata, stiamo andando verso nord, quindi la civiltà diminuisce, ma guardate qua, non c'è proprio più niente, questi sono gli alberi, quindi promettono bene. Detto larici, detti larici. Non so che alberi siano. Comunque, i famosi larici piangendo. Ci sono solo casette sparse, così.
e la strada, e a noi mancano ancora tipo un'ora e 50 di strada. Quadra? Non so cosa aspettarmi. Se vi azzardate a fare l'autostrada, vengo a prendere uno per uno e vi prendo a calci, sapete dove. Esatto. Non fate l'autostrada, venite no, qua. Venite qua, guardate. Chiaro? Che roba, guardate che roba. Tanto gli alberi compensano la CO2 che mettete per me. E finalmente, dopo mille peripezie, siamo riusciti ad arrivare con la nostra pizza tiepida. Ta-dan! Per fortuna c'è il microonde là per scaldarla. In questa stanzina che non è affatto male, considerando che siamo in un parco naturale, non l'abbiamo pagata tantissimo, direi che ci è andata bene. Fuori c'è, non so se riuscite a vedere qualcosa, ci abbiamo un giardinetto con delle sedie, domani lo andremo a vedere. Siamo anche la foresta. Siamo proprio sul mare, però la foresta infinita dove? Abbiamo la foresta tutto intorno, fa un profumo di montagna anche se siamo sul mare. Poi abbiamo microonde, macchinette per tè e caffè, io ho appena messo a fare una tazza di tè e il bagno gigante, non male, non male. Ehi! Ehi! È tentata a vedere i SUV americani, perché vi salutiamo. Se siete americani e non avete un SUV, non siete nessuno. Nessuno. Vi salutiamo, noi ci mettiamo comodi, ci godiamo un po' questa serata che abbiamo guidato veramente tantissimo, vero? Super, super sacchissimo. E basta, mangiamo la pizza. E poi domani si va. E domani si va all'Acadia National Park, che vi faremo vedere. Siamo proprio a 2 miglia dal parco, quindi top. Giusto? Viva il Maine, viva il Maine. Viva il Maine, buonanotte.